i nuovi target definiti dall'Unione Europea per la gestione sempre più circolare dei materiali, quindi con l'obiettivo al 65% minimo che dovrà essere raggiunto da tutte a livello europeo. Sono Alessio Ciacci, ho 39 anni, da una quindicina di anni mi occupo di ambiente su vari fronti, associazioni, movimenti, e nel 2007 ho avuto una prima esperienza di coinvolgimento istituzionale perché mi è stato proposto di fare l'assessore all'ambiente del mio comune, il comune di Capannari, e ci siamo imposti l'obiettivo per primi in Italia, che molti definivano utopia allora, che invece per fortuna ha contagiato tante per più amministrazioni, di cercare di costruire un percorso verso rifiuti zero. Io sono Rafael Rossi, sono un esperto nella gestione dei rifiuti, mi sono occupato 20 anni fa, quando ho iniziato, ho progettato i sistemi di raccolta differenziata porta a porta, primi che partivano, e poi sono diventato amministratore di diverse aziende pubbliche del settore dei rifiuti italiane. Negli scorsi 15 anni il settore della gestione dei rifiuti si è fortissimamente sviluppato in Italia. L'Italia, rispetto al quadro europeo mondiale, è un bellissimo laboratorio, perché ci sono realtà altrettanto importanti che sono un'avanguardia a livello europeo e mondiale, direi, nella sostenibilità che hanno costruito nella filiera delle materie, ma anche nell'efficienza dei servizi pubblici che hanno costruito. Siamo passati da una media nazionale del 15% ad oggi, in cui superiamo a livello nazionale il 50%, con moltissime province, moltissime regioni italiane che superano il 65% a livello di intera regione, il che vuol dire milioni di tonnellate materiali che vengono riciclati, quando prima in passato andavano in discarico all'inceneritore. Quindi un'intera economia è nata, un'intera economia si sta sviluppando. In questi anni c'è stata una grande evoluzione, un grande dibattito che ha spinto sempre più cittadini a sensibilizzare e spingere le proprie amministrazioni comunali a considerare queste virtuosità. Ci sono un'infinità di esempi estremamente positivi fatti da territori, da cittadini. Ora bisogna passare da questa fase sperimentale, che continuerà con altre sperimentazioni, estendendo questi modelli, facendoli diventare la norma dappertutto. Il cosiddetto pacchetto dell'economia circolare, sono quattro direttive che sono state approvate. Questo pacchetto dell'economia circolare di nuovo pone degli obiettivi di maturità al sistema. La fase dell'avvio del sistema della raccolta differenziata e del riciclaggio è finita, oggi passa a quello della economia circolare. Noi lo chiamavamo, da ambientalisti, rifiuti zero. E senz'altro quello che abbiamo davanti in termini di obiettivi e di strategie è ancora un lungo percorso. Soprattutto anche l'Unione Europea ci dice che ancora prima di riciclo dobbiamo occuparci di ridurre la produzione degli scarti. Siamo tra gli ultimi in Europa nei livelli di tassazione degli imballaggi, ad esempio l'acqua minerale, e quindi invece favorire leggi che possano diffondere il vuoto a rendere piuttosto che il vuoto a perdere, questo, ecco, sarebbe un elemento centrale di una politica di sostenibilità dei materiali. La qualità dei materiali raccolti, i materiali raccolti ed effettivamente riciclati, che devono diventare prima il 55, poi il 65, infine il 70%, e quindi vogliono dire raccolte differenziate più alte, raccolte differenziate all'80, 85, 90%, e soprattutto qualità. Basta raccogliere frazioni si raccolgono ma poi non si riescono davvero a riciclare, e quindi un grande sforzo nei prossimi anni in quella direzione. Raccolta dell'organico dappertutto, in tutti i contesti territoriali, e tariffazione puntuale. La tariffazione puntuale, diciamo, è uno dei passi fondamentali della strategia di rifiuti zero. I cittadini devono pagare non più, come succedeva prima, solo in funzione di quanto è grande la propria abitazione, del numero dei componenti della famiglia, ma anche in funzione di quanti rifiuti effettivamente producono. Chi ha prodotto meno rifiuti indifferenziati deve avere una premialità specifica per nucleo familiare. Il metodo più efficace è quello dei mastelli di microchip, oppure di codici fissati sui sacchetti. Il modello classico è quello in cui il microchip fissato sul contenitore dell'indirizzo
indifferenziato, del suolo indifferenziato, viene letto quando il cittadino lo espone, così che il cittadino lo esponga solo quando ben pieno, sa che quando espone le raccolte differenziate non ha costi, mentre quando espone il contenitore dell'indifferenziato ha costi. Laddove è stato avviato all'inizio è stato molto progressivo, si trattava di piccole cifre, 60 centesimi, 80 centesimi ogni volta che lo esponeva, e questo ha determinato il fatto che tutti insieme si è prodotti meno rifiuti e quindi tutti insieme si è ottenuto un risparmio che è stato spalmato di più ovviamente a chi si è comportato meglio, arrivando anche a far pagare maggiormente chi ha prodotto più rifiuti di quanto non faceva in passato. Da sempre siamo abituati a pagare i servizi idrici in funzione dei nostri comportamenti, dei nostri consumi, lo stesso l'energia, quindi perché non debba succedere anche nei rifiuti, ecco, non c'è spiegazione, e quindi questo è senz'altro il trend che sempre più dobbiamo incentivare. L'Italia che cambia, ecco, secondo me è l'Italia della sostenibilità e della partecipazione. E della sostenibilità perché oggi appunto sempre più, da troppi anni gli scienziati ci dicono che se andiamo avanti così non avremo futuro, e lo stesso è sulla partecipazione, cioè un'Italia che dalla consapevolezza dell'importanza della sostenibilità costruisce un protagonismo delle comunità. L'Italia che cambia è il passaggio da raccolta differenziata a rifiuti zero, l'idea che non bisogna più fare tanta raccolta differenziata, bisogna arrivare a ridurre al massimo i rifiuti, soprattutto quelli che vanno a smaltimento. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.